non è difficile rilevare come nei principali personaggi messi in scena si riflettano i protagonisti del clamoroso delitto Notar Bartolo. Commendatore, non dovete dubitare, la mafia vi farà vincere. Signori, qualunque mezzo è buono per arrivare al nostro scopo. Ne ho visti un mondo di questi processi, eh? E poi tutti finiti in fumo. Vorreste che io mi tolga dalle mani le armi per colpire questi immorali che si appoggiano alla mafia? Amico mio, in un'ora si vince il mondo. Che agiscono rapidamente con minacce, delitti. Mi posso vendicare sui tuoi figli? Io sfido chiunque a colpirci. Andrò io stesso a consegnare tutto alla giustizia. Questo dramma è interessante per il concetto morale e politico che nasconde. Faremo quello che la comune salvezza ci impone di fare. 12.000 lire per 200 voti. Questi non sono affari di ogni giorno. Spero, sono certo che ella risulterà deputato. Voi parlate ad un padre che teme di esporre a pericolo i propri figli. Se la mafia che ti minaccia ne sei certo, è meglio cedere che resistere. Non ho la speranza di vederli colpiti e trascinati alle carceri quegli uomini, quando ogni giorno assistiamo all'impunità. Non essere così crudele coi figli tuoi. Ma Giulio, barone, voi dite se i figli non mi chiameranno vile? Si abbandona la patria. Hai piedi in Sicilia, ma afferra anche Roma, penetra nei gabinetti ministeriali, nei corridoi di Montecitorio, viola segreti, sottrae documenti. Ho falsificato figli, ho comprato nomi, ho venduto protezioni. Non ho guardato a mezzi per innalzarmi, ma che mi cooperi con te a uccidere un uomo? Costringe uomini, creduti fior d'onestà, ad atti disonorati e violenti. Se lui sa che l'ho tradito, non ci faccio la miglior figura, eh? Questo è il plico con i documenti falsi. Lo farò deporre al luogo segnato. Scelgo la via del dovere.